E in questi giorni, in preparazione alla novena di San Pio da Pietrelcina, ci terrà compagnia Padre Carlo Maria Laborde. Padre Carlo, pace e bene, ciao. Segretario generale dei gruppi di preghiera. Abbiamo già anche annunciato ai tanti amici di Padre Pio TV, dopo questi anni, tu sei stato guardiano del convento di San Giovanni Rotondo, ma adesso un nuovo incarico, ne approfittiamo anche per salutare il nuovo guardiano della fraternità, certo, di San Giovanni Rotondo, che i nostri amici telespettatori avranno anche modo di conoscere spesso attraverso le diverse celebrazioni e, perché no, speriamo anche con la collaborazione con Padre Pio TV. Padre Carlo, ecco, in questi giorni ci accompagnerai un po' attraverso la nostra rubrica Padre Pio nel mondo, in preparazione alla festa di San Pio, e cominciamo proprio questa giornata che è dedicata quasi alla sofferenza, alla croce, che è un po' contraddistinto la vita del santo di Pietrelcina. Certo, la croce è presente nella vita di ogni cristiano. Noi attraverso il battesimo ovviamente siamo, come dice San Paolo, resi partecipi della passione di Cristo. Ma in Padre Pio questo si è avverato in un modo visibile, quasi plastico, perché lui, ecco, ha portato quelle stigmate, quelle piaghe, che sono le piaghe dolorose di Cristo, ecco, che manifestavano esternamente una realtà interiore che si era già verificata prima, cioè la sua conformità a Cristo crocifisso, che lo ha accompagnato durante tutta la sua vita. Quindi certamente la croce è molto presente nella vita di Padre Pio, il dolore, la sofferenza che lui condivideva, di cui lui, diciamo, le sofferenze di Cristo a cui lui partecipava in un modo generoso e fedele, e che lui offriva ovviamente per la conversione e la salvezza dei fratelli e per la gloria del Padre. Ecco, quindi certamente Padre Pio, la croce in Padre Pio ha avuto un ruolo determinante, ma la croce, il dolore accompagnato alla gioia, questo è anche molto bello sottolineare, perché ricordo una volta sono stato intervistato da una TV francese, la giornalista mi faceva notare, ma allora Padre Pio ha sofferenza, il dolore, cioè forse è una realtà che oggi non piace molto, diciamo così, ma io sottolineavo come accanto alla croce, insieme alla croce, c'è la gioia. Padre Pio era un uomo di gioia, di letizia, un uomo profondamente sereno, gioioso, che sapeva vivere anche i momenti di fraternità con i suoi frati, con le persone amiche. Era piacevole stare con Padre Pio, perché dove c'era lui c'era la gioia, c'era lo scherzo, c'era la bonarietà, quindi la sofferenza unita alla gioia che sgorga dalla croce di Cristo. Padre Carlo, a Padre Pio si rivolgono tanti devoti, ecco, proprio perché è stato un uomo, un frate, un sacerdote che ha tanto sofferto. Quanti amici che ci stanno guardando e seguono Padre Pio TV si rivolgono quotidianamente a Padre Pio, affidandosi, aggrappandosi quasi per una grazia. Qual è anche il messaggio da dare in questa giornata ai tanti amici che ci seguono e che sono costretti a fare i conti quasi con certo, la sofferenza? Beh, io credo, con la croce. Anzitutto quello che dice anche la lettera agli Ebrei, che essendo Gesù un sommo sacerdote, ecco, che ha sofferto, in grado di compatire le nostre sofferenze, di comprendere le nostre sofferenze. Credo che in Padre Pio, ovviamente con le dovute differenze, ecco, anche Padre Pio, essendo stato così associato in un modo così intimo, così profondo alla sofferenza, al dolore di Cristo, e lui è in grado di capire, di comprendere e di sentire compassione per tutti coloro che soffrono. Ma io credo che Padre Pio, oltre la sofferenza, abbia anche sperimentato quello che San Paolo dice, la consolazione di Dio, no? Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo stati consolati noi stessi da Dio. Quindi Padre Pio certamente l'uomo dei dolori, ma che è stato consolato da Dio e perciò è in grado di comprendere la sofferenza altrui, ma anche di consolarla. E allora io credo che, ecco perché noi
ci rivolgiamo a Padre Pio nel momento della prova, del dolore, sapendo di trovare comprensione, di trovare rifugio, di trovare uno che intercede per noi e che anche ci rende partecipi di quella consolazione con cui lui stesso è stato consolato da Dio. Padre Carlo, noi ogni giorno avremo anche l'opportunità, anzi i nostri amici avranno l'opportunità di condividere una bella iniziativa che abbiamo cominciato con Padre Pio nel mondo nella scorsa stagione televisiva con la Chiesa in Panama. E quasi per caso, spontaneamente, dopo un tuo viaggio in Argentina, ecco, che cosa è successo? Sì, io sono stato, già lo sapete, a gennaio scorso a Buenos Aires, dove abbiamo avuto un raduno di gruppi di preghiera della capitale dell'Argentina, Buenos Aires. Era lì presente accanto alla cattedrale il cardinale Bergoglio, il quale mandò un saluto a noi convenuti perché lui stava facendo un ritiro e quindi non poteva, diciamo, lasciare quel momento. Ebbene, lì nella cattedrale ho visto il grande fervore, il grande amore che c'è per Padre Pio e devo dire che c'è una piccola immagine, diciamo così, molto piccola statua, direi, che non si addice per una chiesa così grande, sontuosa, così bella. Pensate che lì nella cattedrale di Buenos Aires, tra l'altro, c'è il mausoleo di San Martín, che è l'eroe nazionale, e quindi con un picchetto di soldati che fanno la guardia, che è un luogo storico molto importante oltre per la sua bellezza. Allora occorrerebbe lì evidentemente una bella statua di Padre Pio, visto che è un luogo di ritrovo, di incontro mensile di tanti fedeli di Padre Pio. Allora mi è venuta in mente questa idea anche per il fatto che il Papa Francesco era l'arcivescovo di quella cattedrale e quindi di spedire lì, di mandare lì una bella immagine di Padre Pio, ovviamente di un certo valore, di una certa qualità, ecco, di Ortisei, che tutti sappiamo è sinonimo di qualità, di bellezza, una bella immagine di Padre Pio che sarà intronizzata. Siccome tornerò lì, avremo il 6 ottobre una messa, la domenica 6 ottobre proprio una messa, un incontro con tutti i gruppi di preghiera, ecco, sarebbe l'occasione propizia proprio per intronizzare e benedire quella immagine che nel frattempo noi provvederemo a fare arrivare. E allora ecco, è nata così, per cui io ho chiesto la collaborazione perché evidentemente è una statua in legno, sapete che il legno costa e quindi ha un certo valore. Allora io so che tante persone, anzi hanno già telefonato e molti hanno già collaborato e continueranno a fare perché possiamo raggiungere la cifra, diciamo, che occorre non solo per la statua in sé ma anche per la spedizione e le altre spese che dobbiamo affrontare. E sarà un segno di condivisione. L'Argentina è uno dei paesi dove c'è un rifiorire straordinario di gruppi di preghiera con un grande entusiasmo, sono persone, per lo più persone giovani, che conoscono Padre Pio, che cominciano a conoscerlo e hanno un grande entusiasmo per la sua spiritualità, per il suo messaggio, quindi fioriscono, spuntano gruppi di preghiera tutti i giorni, nascono nuovi gruppi di preghiera e quindi è anche bello dare questo segno di condivisione con loro, ecco, attraverso un'immagine, una statua che è un segno della presenza di Padre Pio. Per molti, ecco, che certamente molti non possono raggiungere San Giovanni Rotondo, sarà un segno di vicinanza di Padre Pio a loro, che dinanzi al quale potranno pregare, potranno piangere, affidare a Padre Pio tante intenzioni, tanti bisogni spirituali o materiali. Quindi credo che sia un gesto molto bello e che loro certamente gradiranno tanto. E allora, Padre Carlo, ricordiamo che intanto i nostri amici avranno già avuto modo di individuare in sovrimpressione tutte le notizie al riguardo per maggiori informazioni, e vogliamo salutare i nostri amici attraverso una testimonianza, un'intervista di quanto è importante la devozione verso San Pio nel Sud America con un tuo confratello che ci parlerà della devozione di San Pio in Cile, dove tu sarai presente, sì, tra qualche giorno andando a portare, ecco, la spiritualità di Padre Pio. Sì. L'appuntamento con Padre Carlo è a domani alla stessa ora. Come un po' dappertutto in America Latina, Cile naturalmente Padre Pio va forte. Padre Pio arriva prima di noi ai posti, nel campo, in città,
La gente ci chiede, voi siete di Padre Pio, quando sanno che siamo cappuccini, immediatamente ci identificano con Padre Pio. Nella capitale a Santiago, lì dove abbiamo la nostra chiesa, è una chiesa che può contenere 400 persone, è diventato questa chiesa è diventato come un santuario di Padre Pio. Ogni martedì dell'anno, ogni martedì, si celebra un'eucaristia alle 7 di pomeriggio, d'estate, d'inverno, eccetera, è sempre gremita la chiesa. Così che questo giorno di martedì, durante il giorno, la chiesa funziona con le confessioni e anche gli orientamenti e l'accompagnamento delle persone che vengono. Ma Padre Pio è assolutamente conosciutissimo in Cina. È dal sagrato di San Pio da Pietrelcina che in questi giorni, insieme a Don Nazareno, in questa nostra piccola rubrica dedicata al Vangelo Giovane, che vogliamo ogni giorno in preparazione alla festa di San Pio da Pietrelcina, Don Nazareno, lanciare dei messaggi anche attraverso il nostro caro e amato Papa Francesco. Ma prima di entrare nella profondità delle parole del Santo Padre, innanzitutto un benvenuto, un bentrovato. Grazie, come stai? Francesco. Bene, grazie. L'estate, dicevo, una canzone sta finendo, per qualcuno non è mai iniziata, ma c'è un'estate che è quella del Signore, che è sempre un sole che sorge ogni giorno. Insomma, Papa Francesco è un segno grande, una stella grande per la nostra Chiesa, inaspettata davvero, o forse tanto attesa, non lo so, poi ce lo diranno i nostri amici e amiche quando ci chiameranno nelle puntate di Vangelo Giovane. Però ecco, è bello proprio leggere quello che il Papa ci dice e soprattutto, insomma, prepararci così alla festa di un grande santo. Sì, e proprio per questo in queste giornate vogliamo utilizzare delle espressioni, un po' anche come abbiamo fatto con Vangelo Giovane, sì. Nelle nostre ultime puntate. Intanto, in sovrimpressione, i nostri amici hanno sempre a disposizione le modalità per contattare Vangelo Giovane attraverso Facebook, attraverso le email, attraverso anche il nostro numero di SMS, che non va in vacanza. No, è sempre lo stesso. Tra l'altro ti ha scritto qualcuno, perché sì, ci sono state persone, delle repliche. Sì, parecchie persone hanno scritto, io ho anche risposto. Quindi hanno avuto la fortuna di avere delle risposte private proprio sul loro telefonino. Ma al di là di questo, insomma, è simpatico anche andare in giro per santuari, incontrare tanta gente che, insomma, è molto affezionata. È vero, quest'estate tu hai raccontato a telecamere spente, anche sì, quest'estate, sì, quando ci siamo sentiti, che c'è stato qualcuno in alcuni santuari mariani importanti, sì, che ti ha riconosciuto, fans di Padre Pio TV, e quindi davvero persone anche, tra l'altro poi la cosa particolare, Francesco, tantissimi giovani, quindi diciamo che alcuni programmi e Padre Pio TV fanno breccia nel cuore dei giovani e grazie a Dio, insomma, un piccolo seme, dai, di evangelizzazione nelle case, nei cuori dei giovani, non fa male. Anzi. Ma proprio per questo quest'anno un po' la nostra sfida, tra virgolette, è quella di spostarci nel pomeriggio. Sì. Perché c'è qualcuno che ormai dalla nostra redazione abbiamo informazioni importanti anche per noi, che c'è qualcuno che registra le puntate e poi se le rivede anche in parrocchia. Sì, le rivedono in parrocchia, le rivedono con i gruppi di catechesi, magari prendono spunto proprio per dei momenti così di riflessione, di approfondimento. Speriamo sempre di essere, insomma, nella linea giusta e di non di dare un input. Ecco, questi input credo che servano soprattutto proprio per iniziare poi una riflessione. Infatti la nostra trasmissione non esaurisce gli argomenti, a volte si resta, dai Francesco, è vero, con dei punti di sospensione, proprio perché gli argomenti sono talmente ampi che, insomma, trattarli nell'oretta di trasmissione diventa abbastanza difficile. Soprattutto quando c'è qualcuno che ci chiama, che vuole delle risposte, molti attraverso le email, poi tenendo conto anche dei tuoi impegni, di parroco, noi ti ringraziamo proprio per questo. Ma in questi giorni, Don Nazareno, ne approfittiamo per ascoltare il nostro caro amato Papa Francesco, che è attraverso, possiamo dire, vere e proprie catechesi, sì, da Santa Marta. Sì, questo luogo dove lui abita, a parte il nome Santa Marta, quindi
questa santa del fare, diciamo così, anche se Maria era quella dell'ascolto, Marta era quella del fare, quindi questo luogo già parla da sé, cioè questo luogo di accoglienza, dove lui si sente accolto e accoglie. E anche le parole che dice sono in fondo delle parole di accoglienza per quelli che vanno lì a messa. Chissà se magari un giorno non ci andiamo anche noi. Ah, chissà, speriamo. Magari. Però ecco, quelle parole arrivano davvero dritte al cuore perché sono incisive. Io ho anche un'app sul mio telefonino dove ogni giorno leggo, insomma, verso le 10:30, 11 di mattina riesco a leggere quello che il Papa, dice durante la sì, ed è davvero una meditazione che ti aiuta tutta la giornata. E allora, ascoltiamo qual è il messaggio su cui oggi vogliamo riflettere insieme, cari amici, con 30 secondi con Papa Francesco. Guardare il Signore, contemplare il Signore, e questo ci dà questo stupore tanto bello di un nuovo incontro col Signore. Signore, io ho questa tentazione, voglio rimanere in questa situazione di peccato. Signore, io ho la curiosità di conoscere come sono queste cose. Signore, io ho paura. E loro hanno guardato il Signore. Salvaci, Signore, siamo perduti. E è venuto lo stupore del nuovo incontro con Gesù. Non siamo ingenui, né cristiani tiepidi. Siamo valerosi, coraggiosi. Siamo debili noi, ma dobbiamo essere coraggiosi nella nostra debolezza. E il nostro coraggio tante volte deve esprimersi in una fuga e non guardare indietro per non cadere nella mala, nella cattiva nostalgia. Nel non avere paura e sempre guardare il Signore. Guardiamo a Gesù, non dobbiamo aver paura, così Papa Francesco in questo stralcio di omelia che abbiamo voluto riprendere nel corso degli ultimi mesi, una serie di omelie sì, che potete trovare, cari amici, anche sul sito internet del CTV, su YouTube, Vaticanit, si chiama proprio Vaticanit, trovate, cercate su YouTube, potete rivedere tutte le, non proprio tutte le omelie, ma almeno uno stralcio dell'omelia del Santo Padre. Ecco, non dobbiamo aver paura. Quante volte abbiamo sentito questa espressione? Anche io ricordo al volo anche lo stesso Giovanni Paolo II. Sì, non aver paura ovviamente è un consiglio grande, che viene dal Vangelo, questi ragazzi che chiamati da Gesù su questa barca hanno paura, ma il Papa dice, me lo sono scritto qui, dice anche che c'è una nuova tentazione, quella di aver paura di non cambiare, cioè voglio rimanere in questa situazione di peccato, quindi la paura di essere santi, la paura della bellezza, la paura dell'essere puri, dell'essere nella felicità totale, e questa è quella paura che forse oggi più prende anche i giovani, la paura di cambiare, voler essere uguale a tutti gli altri, questa è una grande tentazione, è di questa tentazione che noi non dobbiamo avere paura, anzi che i giovani non devono aver paura di saper cambiare, di saper essere dei giovani nuovi, che penso che siano quelli che il Papa cerca davvero, anche ha cercato lì a Rio de Janeiro. Don Nazareno, ecco, ripensando anche a Rio e la bellissima esperienza di Papa Francesco, tante tante immagini, tante icone, e quest'anno avremo modo anche di riprendere una serie di messaggi sì, del Santo Padre. Don Nazareno, ecco, non dobbiamo aver paura, in quanti ci scrivono, in quanti si affidano al Signore anche nella posta privata della nostra pagina sì, di Facebook di Vangelo Giovane, anche sulla tua email, tanti sms, ricordo anche ad esempio sulla pagina Caro Padre Pio, quanti, ecco, e ci scrivono, come si fa a non aver paura adesso quando una situazione materiale, ecco, umana, ti cade addosso e non hai la possibilità di reagire. Allora il Papa ci ricorda, ecco, confidate nel Signore, non aver paura. Signore, la preghiera
Ecco, qual è il tuo messaggio, concludendo anche questo nostro piccolo spazio di Vangelo Giovane quest'oggi, il tuo messaggio per tutte queste questi amici che si trovano in questa situazione? Sì, è una situazione difficile, non si ha paura se si ha fede, se per avere fede bisogna pregare e per pregare bisogna essere proprio uniti al Signore. Quindi il consiglio più grande è: inizia a pregare, inizia a fidarti al Signore, e con quella fede, ecco, la fede è proprio il contrario della paura, quindi non avere paura significa in fondo abbi più fede, cioè fidati di più di Gesù. Gesù è sulla tua barca in quella situazione difficile della tua vita e non ti abbandona. E allora, grazie Don Nazareno, ricordo ancora a tutti voi che avete sempre le nostre modalità che vedete in sovrimpressione per contattare Vangelo Giovane. Don Nazareno, ci rivediamo domani qui. Sicuramente. Sul Sagrato, ti piace? Sì, come rimaniamo nuova location per il nostro Vangelo Giovane. Chissà, bellissimo, anche con questo sole stupendo, tra l'altro. Quindi chissà, fare delle dirette da qui prossimamente. Magari dobbiamo organizzarci con i nostri tecnici. Sorride il nostro Roberto Viscio, che ringraziamo. Grazie. L'appuntamento con questo piccolo spazio di Vangelo Giovane all'interno della nostra preparazione alla novena, alla festa di San Pietro da Pietrelcina, per domani con Don Nazareno. Grazie. Non cambiate canale.